Millennials al centro di molte conferenze e dibattiti al Salone del Risparmio 2021 per capire quali siano i bisogni di una generazione che sarà protagonista di un trasferimento di ricchezza di circa 30.000 miliardi di dollari. Nel sondaggio che abbiamo presentato oggi al Salone del Risparmio, un sondaggio che ricopre proprio i feedback di 500 millennial e di 250 consulenti finanziari, eravamo proprio interessati a capire effettivamente quali sono i comportamenti e le esigenze dei millennial, quindi una generazione di futuri investitori, e soprattutto quali sono le necessità loro che dovranno essere colmate, coperte con una corretta educazione finanziaria, una pianificazione finanziaria da parte degli esperti del settore, quindi dei consulenti finanziari e dei private bankers. E così le società che si occupano di risparmio gestito devono trovare il modo corretto di approcciarsi a questo nuovo target. I millennial sono anche clienti dei consulenti oggi, anche perché quello che sta accadendo è che siccome i padri sono sempre più anzianotti e nei prossimi 10 anni ovviamente ci sarà un grande trasferimento di ricchezza, i consulenti cercano in qualche modo di coinvolgere sempre di più ovviamente anche i potenziali clienti nuovi, diciamo così, i figli dei clienti attuali. Con un'età media di 52 anni, il mondo dei consulenti finanziari non sempre riesce a comunicare al meglio con le nuove generazioni, ma un'opportunità per poter parlare di risparmio gestito con i millennials sono i loro stessi coetanei, che possono offrire una consulenza professionale conoscendone le necessità. Iniziare a parlare un linguaggio e a trovare degli argomenti che possono essere di cultura finanziaria per avvicinare queste nuove generazioni al mondo del risparmio. Investire significa guardare al proprio futuro. Una delle chiavi per riuscire a coinvolgere negli investimenti i nuovi target d'età è la digitalizzazione. È l'investimento che deve adeguarsi ai ragazzi e non viceversa. Quindi noi dobbiamo, credo, trovare delle modalità di comprensione dell'utilità dello spostare dei soldi dall'oggi al domani che favorisca i progetti di vita delle persone. E poi un tema che impensierisce i millennials più delle generazioni precedenti, le pensioni. La generazione nata tra il 1981 e il 1996 è maggiormente consapevole della necessità di una previdenza complementare, ma i numeri sono ancora bassi. Occorre sicuramente informare di più e far capire che aderire alla previdenza complementare non costa tanti soldi. Costa abbastanza poco ed è una spesa sostenibile. Occorre anche che però il governo faccia la sua parte, perché non essendoci il fondo di garanzia che era stato previsto per le piccole e medie imprese, abbiamo la metà dei lavoratori del settore privato che non possono aderire perché il loro datore di lavoro non gli versa il TFR. La generazione dei millennials nata e cresciuta in un periodo di veloci cambiamenti. È così che sono nate priorità e aspettative diverse. E per questo introdurre i cosiddetti giovani nel mondo del risparmio gestito è una partita nuova e complessa, tutta da giocare.